La festa che celebriamo oggi, quella di San Marco l'Evangelista, ci pone davanti alcune letture, tra cui la prima lettera di Pietro, che ovviamente è stato l'apostolo che lo ha, da un certo punto di vista, anche accompagnato e sostenuto nell'opera della scrittura, nell'estensione del Vangelo, e da un certo punto di vista anche l'autorità di questo Vangelo ha potuto prendere piede fin dall'inizio. E nella prima lettura, il testo di Prima Pietro, si parla di una serie di raccomandazioni finali, tra cui anche il ricordo: vi saluta Marco, figlio mio. E quindi questo rapporto particolare, diciamo, dal testo filiale. Cosa raccomanda l'Apostolo Pietro però un po' a tutti? Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché vi esalti al tempo opportuno. L'invito a comprendere che il cammino in questo mondo è possibile farlo, ma con l'aiuto che ci viene dall'alto, e quindi non tentando soltanto di risolvere per conto proprio i problemi, ma imparare ad affidarli proprio al Signore. Infatti aggiunge: riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. È quindi un grande insegnamento che viene dall'Apostolo, e soprattutto, più che qualcosa che è di contenuto, l'atteggiamento che deve caratterizzare chi crede nel Signore, e in particolare nel Signore Gesù. Il salmo che ci viene posto è il Salmo 88, che canta l'amore eterno e fedele di Dio nei confronti del casato di Davide. Infatti dice: canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farà conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Il testo del Vangelo di Marco è la finale deuterocanonica del suo Vangelo. Ci fermiamo, la ascoltiamo e poi la commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Questa finale del Vangelo di Marco è appunto deuterocanonica, riconosciuta cioè in un secondo momento, e ci parla dell'apparizione agli undici, del suo mandato legato al battesimo: chi sarà battezzato, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, altrimenti ci sarà qualche problema, dell'ascensione e infine della missione della Chiesa. È evidente che in questi pochi versetti noi raccogliamo, diciamo, tre cose importanti: la presenza del risorto, il suo invio con l'ascensione in cielo e poi l'esecuzione da parte della Chiesa con la comunione del Signore Gesù. Infatti dice: essi partirono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Ecco, da questo punto di vista allora il Vangelo diventa premessa necessaria per conoscere la testimonianza degli apostoli, in questo caso la testimonianza di Marco e degli apostoli, in particolare Pietro, che sono stati vicini a lui, ma poi diventa la vita della Chiesa la centralità, cioè l'esperienza della comunione con il risorto che opera in mezzo alla comunità dei credenti. Allora leggere il Vangelo, in particolare il Vangelo di Marco, ci deve portare a esercitare, a vivere
quella fede nel risorto non come qualcosa di legato soltanto al passato, ma come qualcosa che nel presente motiva il nostro impegno e la nostra azione, esperienza di comunione con il risorto che agisce in mezzo a noi. Allora sì, che la testimonianza degli apostoli non è semplicemente ricordo, ma diventa ricordo attualizzante, diventa nuova prospettiva di vita. Così, allora vogliamo ringraziare Marco con una vita spesa nel riconoscimento di Gesù figlio di Dio, come lui descrive fin dall'inizio Gesù e la sua opera, e nello stesso tempo anche proseguire quell'azione di annuncio e trasmissione del Vangelo che dobbiamo in realtà a tutte le generazioni. Ho finito, vi do appuntamento a domani. Grazie.